I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, Casalotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Buongiorno, buongiornissimo a tutti quanti voi e buon sabato, eh? Appunto l'ultimo appuntamento della settimana, giornata lunga perché appunto come sapete stasera ci sarà anche l'estrazione e un buongiorno a te Marco, ciao! Ciao, ciao Arianna, ben ritrovata, un buon weekend, insomma tanto lo stiamo passando metà insieme ovviamente e un ben ritrovato a tutto il pubblico di Casalotto. Questa sera ricordiamolo c'è la quarta estrazione del mese di settembre, perché insomma la prima settimana è già quasi terminata, le prime tre sono state particolarmente interessanti, vediamo stasera cosa riusciamo a combinare. Intanto inizia questo appuntamento, vado veloce perché lo sapete, al momento c'è la prima parte che è legata agli amici di Telecity Network, poi tra 13 minuti, insomma alle 14 precise, arriva a 7 Gold, per cui si espande il segnale a tutta Italia ed è insomma la classica ora del pomeriggio. Sentiamo l'argomento, adesso se ce n'è uno, poi insomma ovviamente ce ne saranno tanti altri, perché voglio partire immediatamente dai consigli, così stringiamo i tempi. Allora, l'argomento, la notizia dedicata a questa prima parte della trasmissione, erbe buone, sì, poi la nostra rubrica, l'eucalipto. Bello profumato, l'eucalipto, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Pensavo roba da fumare io, qualche erbetta. Non so, sai, l'erba del vicino è sempre più buona. Detta così poteva, eh? Sì. No, l'eucalipto. Ne abbiamo parlato anche del mentolo, no? Qualche giorno fa. Si può fa fumare mentolo. Anche quello lì? No, io sembro uno, non sono un fruitore di droghe leggere. No, 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 no. Però devo dire, intanto ci penso, magari con l'età, boh, potrebbe calmarmi, i nervi, non so, terapeutica. Però no, non sono un amante del genere. D'alcol, se dobbiamo andare nei vizi. Allora dai, partiamo, poi andiamo ovviamente alla notizia, anche perché il tempo nel primo quarto d'ora è velocissimo. Si parte dal 90 del sabato sera, 90 i numeretti che vanno a creare i due ambi perfetti e attenzione al super speciale, ne abbiamo già parlato, il 90 e un ambo radicale, e questo è un terno davvero importante, per cui due ambi e un terno legati a 90 sono tutto ciò che abbiamo preparato per il 90 questa sera. Redazione. Ci siamo, velocissimi, 895-095, arriviamo preparati alla quarta estrazione del mese, due ambi con il 90 legato al mondo dei numeretti e un terno dove invece il 90 incontra un ambo radicale. Tutto qua, due ambi, un terno, 895-095, vi aspetto con l'io sempre al tasto 3. Emozione, mentre vado ad Agrigento. Con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento. Mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu.
passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento. Mentre arrivo ad Agrigento, mi si placa ogni tormento. Perché qua mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu. Eccoci. Eccoci, eccoci. L'eucalipto, vado con la notizia. Allora, amici di Telecity Network, sentiamo un po' questo eucalipto, che è un albero sempreverde che cresce rapidamente fino a 20 metri in 6-7 anni. Tutto bene? Che cosa è caduto? La mia borsa. Cos'è caduto? La borsa, bella pesante però. C'hai dentro i mattoni? Sono le bombe. Sì. Sempre pronte, eh? In Australia, sua terra di origine, può raggiungere anche 150 metri d'altezza con un diametro di 10 metri. Il tronco ha la corteccia liscia, di color grigio cenere, costellata da ghiandole che si stacca in placche sottili allungate. Il legno è rossiccio, in erboristeria e in fitoterapia l'eucalipto serve a risolvere le infiammazioni dell'apparato respiratorio, urogenitale e intestinale, ha proprietà espettoranti, balsamiche e leggermente sudorifere e febbrifughe. L'eucalipto febbrifughe. non nomino spesso questo termine. L'eucalipto è indicato nei catarri bronchiali, nell'asma, insomma è veramente un toccasana. Ricola l'ha messa per me proprio, con tutto lo scatarramento che ho dal rientro qua, che ecco. Sì, l'anno prossimo, se mai tornerò non in aereo, ecco. Monopattino, 3000 km, perché gli aerei tutti gli anni arrivo scatarrosissimo, è una roba orribile. Devi da trovare vedere. Un altro mezzo in macchina, ci metti un po' di più, ma ti regolari. Sì, esatto, vabbè. No. Perdi 3 giorni di vacanza per tornare malato. Apprezzo molto l'eucalipto, non ho capito le immagini, perché la foglia d'eucalipto è quella lì grigiolina, tondeggiante. Ce n'erano di allungate, che non so se sono altre varianti o è qualche... E non è quella allungata invece l'eucalipto? No. L'eucalipto ha delle foglie tondeggianti che sono più scure da una parte ed è un grigio verde, insomma, un colore un po'... No, è vero. Assolutamente. Sì, certo. Gli alberi più alti. Gli alberi più che alti fa così? Mi sembrava quasi un... tipo il salice piangente, sembrava quasi una roba, come si chiama quella velenosa che c'è sull'autostrada? L'oleandro. Vabbè, comunque sì, immaginavo. Comunque amo follemente l'aroma eucalipto. Sì, le caramelle, sì. Le caramelle quelle con lo zuccherino, cosa sono? Mentolo o eucalipto? Cos'è lo zuccherino? Dai, quelle nella scatolina di metallo che porti, finiscono... Le Valda? Sì, che, nel giro di 2 secondi finisce. 65 euro a scatoletta, quelle lì sono eucalipto. Sì. Buone. Quella verde è buona, sì. Però ce ne sono altre, l'eucalipto proprio, non mi piacciono mischiate. Quindi non mi mettere erbe strane o menta, eucalipto, mi piacciono tantissimissimo. Buone, sì. 5 minuti, allora andiamo perché poi dobbiamo rilanciare la sigla e attendere il collegamento. Vi do una piccola anticipazione sul portale Al costo di un caffè, per cui se siete presenti ve lo porto già, così poi siete liberi di andare a giocare. Redazione.
Grande ritorno, più che grande ritorno è un grande inizio, perché iniziano gli ambi nel pagliaio. Non siamo ancora nell'inverno, ma attenzione, perché insomma qualche anticipazione c'è già stata data dalla parte tecnica. Solo un ambo, solo una ruota, la storia dell'ambo nel pagliaio è tanta roba. Occhio anche al gioco del numero oro, perché abbiamo già avuto sulla quinta posizione tanti risultati anche nel mese di luglio. Quindi attenti, perché questa è stata una bella novità che ci ha permesso, insomma, con un'aggiunta minima di avere dei risultati pazzeschi, perché l'ambo su ruota, se becchiamo anche il numero oro, è tante volte, è quasi tre volte la vincita normale con un solo euro. Detto questo, parte ora la prima promozione dell'89-22-88. Attenti al grande ritorno l'ambo nel pagliaio. È solo un ambo su una ruota. Tasto 3. Giorno dopo giorno sai, impazzir mi fai. Bacio dopo bacio sai, a te mi legherai. Scimmia, zuccherino mio, la mia torta sei, sempre ti assaggerei. Mi raccomando, rimanete lì, perché adesso rilanceremo la sigla, aggiungeremo tutte le altre regioni, esatto, espanderemo il nostro segnale e ritorniamo, mi raccomando, con un'altra parte di Casalotto. Ecco, mi raccomando, perché insomma dobbiamo anche vedere un portale mancante, per cui rimanete lì, c'è un altro pezzettino aggiuntivo che è un tassello importante per affrontare la quarta. Tra poco. Tra pochissimo.
I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 2003-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare attenzione. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonk e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Eccoci, ben ritrovati amici di Telecity Network e benvenuti a tutti gli altri. Prosegue il nostro bel pomeriggio, tante notizie ci attendono, ma ciao Marco intanto. Sì, no, Arianna Carpiti, sei dimenticato il mio nome? No. Stavi leggendo sotto pancia. No, guardavo se era giusto perché qualche giorno fa c'era Sheila con scritto sotto Clara Taormina. Ah, sì? Sì, i suoi fan subito che gli hanno detto ma non sei tu. Cioè non fate passare un errore ma neanche insomma. Ecco, no, era giusto, è giusto. Sono io. Quando ci sono io scrive sotto Barbara D'Urso, non so, così. Tanto per ravvivare, intanto ben ritrovata. Noi ci sapete, siamo già qua da un quarto d'ora. Perché, insomma, collegamento con tutta Italia, gli amici che c'erano già prima, mancava solo un pezzettino. Partiamo, tranquilli, stasera quarta estrazione del mese di settembre, prima settimana quasi terminata, sentiamo gli argomenti e voglio partire dal portale mancante perché gli amici di Telecity Network hanno già avuto appunto nel quarto d'ora precedente i due consigli primari. Ne manca uno così poi loro sono liberi di potersi sganciare dalla trasmissione perché hanno già tutto. Per tutti gli altri li rivediamo partendo ovviamente da Lotto Flash che ha una giocata storica ma ve la spiego tra poco. A te. Allora, prima notizia, parleremo di cinema e parleremo della grandissima Rossi De Palma. Dopodiché Francesca Fagnani, altro grandissimo personaggio. Cocktail, lo zombie, sapete com'è fatto? Io non lo conoscevo. E poi, visto che abbiamo parlato nel primo quarto d'ora di questo pomeriggio per gli amici che ci hanno seguito di erbe buone, ovvero l'eucalipto, parleremo invece del rosmarino. Che tra l'altro anche con rosmarino si fanno dei cocktail molto buoni. Le cozze? Dei cocktail. Cocktail? Come lo zombie. Ma che schifo, il cocktail con rosmarino? Certo, no, dai. Ma è buono invece. Vabbè. No, io ho un problema con il rosmarino, lo apprezzo tanto in un modo e lo disgusto in un altro. Non cioè? Lo so. Ma sono tarato, cioè, ho bisogno di uno psichiatra. Poi ce lo dici? È una roba strana. Sì. Ci sono delle cose che se lo trovo lo sposto, non... e in altre dove lo mangio così. Tipo nella carne? No, bella no. Che la carne non è così. Cioè tipo l'arrosto che c'è lì il rametto, no, no. Lo togli. Mi disgusta anche il trovarlo. Ok. C'è un risotto fatto alla veneta. Bravo, il risotto. Lo tolgo? Lo togli. Ti tiro via i ciuffettini. Mentre il riso freddo che faccio io d'estate, c'è dentro una valanga di rosmarino tutto tritato con la mezzaluna, per cui ne mangi a tonnellate. Eppure lì, vabbè. Ha un gusto diverso. Ma guarda che fa tutta l'associazione degli alimenti col gusto. Io poi non faccio testo su tutti questi argomenti alimentari, non faccio testo perché vabbè hanno chiuso i manicomi, ma io sono stato un cliente straordinario. Allora, andiamo in redazione, dai, così poi iniziamo anche a chiacchierare. No, non so che cos'è lo zombie. Non lo sapevo neanche io finché non l'ho letto. Io che sono un comunque, appassionato. Comunque, rum, base di rum. Ecco, allora, non sono un patito del rum, se non liscio ogni tanto. Vabbè, andiamo in redazione, tanto qua non c'è da niente da bere, per cui sono tutte chiacchiere. Storico Milano-Napoli, quello che si calcola sempre per la terza del mese, ed è pronto ovviamente per questa sera. Si parla di due ambi e un terno. È l'elemento mancante per chi era già collegato, ma per tanti amici l'appuntamento inizia qui. Redazione. We'll be right back.
Ci siamo, partiamo dall'89-22-77, l'8 flash, ieri sera terza estrazione del mese, un meraviglioso Milano-Napoli, ma abbiamo già dato delle anticipazioni proprio ieri durante l'estrazione e ci siamo perché stasera ce n'è un'altra, ma è proprio riferito a ciò che già ieri sera, legato alla ruota di Milano e Napoli, lì ho vi ha detto durante la diretta che siamo pronti. Attenzione perché è davvero la nostra storia, c'è solo un terno e due ambi, tutto qua, Milano-Napoli sono le ruote, rete fissa cellulari, tasto 3, piccolo costo da sempre, nel portale 89 22 77 dove vi aspettiamo. Fa una buona, è piccoletto e molto dannoso, come facciamo a scacciare questo coso? Ci laviamo le mani e giochiamo al domani, ce ne stiamo tranquilli, vispi come conigli. E volendoci bene, noi restiamo insieme. Questo Corona è un gran vagabondo, vorrebbe farsi tutto il giro del mondo. Mister Corona, io questo so, voglio fermarti e ce la farò. Ci laviamo le mani e giochiamo al domani, ce ne stiamo tranquilli, vispi come conigli, e volendoci bene, noi restiamo insieme. Mister Corona, sei un gran pasticcione, ma più di tanto non mi fai impressione. Ho la mia formula contro di te, ed è per questo che dico che ci laviamo le mani e giochiamo al domani, ce ne stiamo tranquilli, vispi come conigli, e volendoci bene, noi restiamo insieme, noi restiamo insieme. Noi restiamo insieme, noi restiamo insieme. Suck, suck my blood. I'm just before the flood. Suck, suck my breath. Darling, be my guest. Don't. My girl and I'm yours.
È tutta apparenza, fidati. No, fidati di una persona anziana. Fidati di una persona anziana. Ma non è mi tutta apparenza. Sei troppo giovane. Ingenua. Va bene. Cinema, allora, Rossi De Palma, partiamo da lei? Dalla grande attrice? Se è necessario. O preferisci la Fagnani? Bella, mi piace tanto quella donna lì, a me proprio tanto tanto. Vai, andiamo vai in ordine. Sì. Ok. Attrice spagnola di fama mondiale. Chi, la Fagnani? Certo. Ah, non lo sapevo. Del cinema Almodovariano. Esaltata dalla critica cinematografica e dal pubblico, non si è limitata semplicemente alla recitazione, ma si è dedicata anche alle arti pittoriche, plastiche, moda, danza e anche canto. Dopo aver trascorso tutta la sua infanzia nelle Baleari, si trasferisce a Madrid. Scoperta da Pedro Almodovar nell'86, mentre lavorava come cameriera in un bar di Madrid, viene invitata dal regista ad apparire in un suo film, La legge del desiderio. Proprio in virtù del suo particolare viso, che a detta di molti ricorda, l'abbiamo detto tante volte, un ritratto cubista di Picasso, la De Palma, incuriosita, accetta la proposta e si ritrovò così a recitare accanto a Carmen Maura, Antonio Banderas. Per quanto sempre relegata in ruoli secondari, la De Palma arriverà alla fama mondiale grazie a una manciata di pellicole come Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Legami, Chicca un corpo in prestito e Il fiore del mio primo segreto. A me affascina sempre quando i registi vanno in giro e riconoscono un talento in una persona appunto che sta facendo altro, no? Invece di prendere magari le attrici che fanno casting su casting, invece ha proprio trovato il grande talento. Qui devo dire poi è un viso sì, super talmente riconoscibile. Cioè che lei all'inizio, allora oggi è molto particolare, cioè una donna che ha insomma anche un po' di anni, è straordinariamente femminile, nonostante non sia bella, no, possiamo dire. No, i lineamenti non sono proprio dolci. No, assolutamente, ecco. E questo carattere in realtà poi la rende straordinaria e unica, perché trovare una bella, ma insomma il mondo è pieno, no? Anche di me, come me, brutti, però c'è un contrasto in realtà alla sua origine, perché se tu la vai a vedere nelle prime pellicole è anche bella, perché ha una forte sensualità, lei a parte che è molto alta, aveva un fisico statuario, per cui un corpo pazzesco, con questa faccia diciamo un po' storta. Ed era davvero un contrasto non indifferente. E però poi ha fatto veramente tantissimo. Mamma Spagna mia, ovviamente ha carriera. Fatto molto di più rispetto a quello che conosciamo noi qua. Ricordiamo che è stata anche una modella, perché lei per, adesso lì l'abbiamo vista per Yves Saint Laurent, no, lei era modella di Gaultier. Lei e Jean-Paul Gaultier sono amici da sempre, insomma, ma tanta roba, devo dire che sì, tanta roba, è un personaggio, poi mi piace perché parla tantissimo e bene l'italiano, per cui riesce a sostenere delle interviste, sì, è forte. Pensa com'è cambiata la sua vita quel giorno al lavoro con l'incontro di Pedro, mamma mia. C'è da dire che adesso, a parte la parte estetica, è anche bravissima, bravissima. Come, sì, ha fatto anche tanto teatro, insomma, devo dire che è particolarmente apprezzata e famosa. Ci ha visto lungo. Sì, ha fatto tante robe, insomma, noi qui la conosciamo meno, perché ovviamente non è locale, però è diventata poi in realtà la sua fama mondiale, quindi non è solo una legata, che ne so, a un prodotto magari spagnolo esportato. Va bene, allora, devo vedere il tempo, devo vedere le linee e allora andiamo a parlare
del super presente di settembre che è il 90. Lo ricordo, ci saranno anche estrazioni dove non lo andiamo a beccare. Il mese è partito bene perché già insomma nella prima estrazione di martedì sia il 9 che il 90 sulle due ruote, preso in pieno, primo colpo, per cui insomma già la partenza è stata interessante. Anche nelle altre andiamo avanti. Ho premesso che arriva anche l'estrazione dove non lo si becca, perché insomma fa parte del gioco, ma 90 è all'interno del mese di settembre un elemento straordinario. Lo vediamo con due numeretti, ovviamente unibili interno, ma la giocata è scomposta nei due ambi, quindi ci sono questi due numeretti. Noi sappiamo che il 90 li ama, ce ne sono alcuni che sono tra i classici più amati negli abbinamenti, però insomma il 90 con i numeretti è sempre un'ottima giocata. Attenzione perché tante volte di numeretti se ne sono piazzati vicino a 90 anche 2/3, per cui si è potuto vincere molto di più. Due ambi con i numeretti e il terno che stavolta non è fatto da un vertibile puro. Potrebbe essere un vertibile impuro, quindi lo chiamiamo radicale, ma non vi svelo nulla. È comunque un ambo radicale che diventa ovviamente associato a 90 il terno secco. L'ho fatta un po' lunga perché una volta in redazione voglio dirvi solo qual è il contenitore e ricordarvi che la giocata del 90 di questa sera, quindi quarta estrazione del mese di settembre, è molto semplice perché in campo noi andiamo a mettere due ambi e un solo terno. Redazione, venite con me. Ci siamo, 895-095, tasto 3. Mi raccomando, insomma vi ho già detto tutto, altro da aggiungere non c'è in relazione alla bellezza del numero 90, tante gioie, qualche arrabbiatura, ma fa parte del gioco. L'importante è esserci sempre con la condizione giusta. Due ambi che legano i numeretti a 90, un terno formato da 90 e un ambo radicale. Attenti, perché l'estrazione è tra poche ore. Tasto 3, vi aspetto con l'io. Assai felici che dicevano guarda anche tu nella magica bella TV. Ho sognato tre numeri all'otto, 88, 81, 38. Sono numeri strani e belli, penso che giocherò proprio quelli. E se mai li vincerò, un bel bacio ti darò. Questa notte un sogno ho fatto, strano e bello e un poco matto. Ho sognato che nella TV c'era dentro qualcosa in più. Ho sognato tre numeri all'otto, 88, 81, 38. Sono numeri strani e belli, penso che giocherò proprio quelli. E se mai li vincerò, un bel bacio ti darò. Poco dopo mi sono svegliato e correvo a perdi fiato per andare in ricevitoria, più veloce di una filovia. Ora ne ho giocati, spero fortunati. Quei tre numeri che in sogno io ho, visto è che non mi scorderò. Ho sognato tre numeri all'otto, 88, 81, 38. Sono numeri strani e belli, penso che giocherò proprio quelli. E se mai li vincerò, un bel bacio ti darò. E se mai li vincerò, un bel bacio ti darò. E se mai li vincerò, un bel bacio ti darò. Walking closer, walking closer, walking closer.
Eccoci, eccoci, continuiamo a parlare di personaggi, questa volta parliamo di un personaggio che conosciamo nella nostra TV, Francesca Fagnani, classe 76, giornalista d'inchiesta. Francesca è nota al grande pubblico per il programma Belve, dove sfoggia il suo piglio ironico e intelligente. Sappiamo appunto moglie di Mentana. Moglie o compagna? No, forse sì, non lo so. Vabbè, sì, io dico sì, moglie vabbè. Per dire. Torna le Belve? Speriamo. Sicuramente, dai. Speriamo, insomma, piace veramente seguitissimo. Tantissimo. Seguitissimo. Sì, 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 beh, lei ha uno stile che è tutto suo. Poi devo dire, ha avuto anche ospiti difficili da reperire. Mamma mia. Riesce a sondare terreni, insomma, c'è un modo di conduzione che è davvero singolare, mi piace tantissimo. Mi piace, sì, sì, le mi domande. Ha seccato molto quando hanno cercato di massacrarla per i gioielli che indossava, che erano in prestito dallo sponsor ed era pubblicità occulta. Cioè, viviamo in un mondo che è veramente al lumicino. Cioè, boh, vabbè. Mm. Comunque, che a gioielli me piace... indossava? Belli? Di qualcuno ma non conosciuto? Lo so, un brand famoso, probabilmente, cos'è, in Rai, no? Non avrebbe potuto metterli. Ah, per quello, ok. Non se ne è accorto nessuno, non lo so, vabbè. Comunque lasciamo stare sempre le polemiche, però lei è forte. È forte, sì. Penso che me la ricordo anche come giornalista invece legata al mondo della criminalità romana. Lei aveva fatto molte inchieste, credo nell'epoca Giletti, per i Casa Monica. Sì, c'era, lei ha fatto una montagna di servizi esterni, che non, così non se la ricorda nessuno, no. Tutti se la ricordano, insomma, in Belve, però mi piace, io la seguo da... Però ha il taglio giornalistico, molto... Sì, sì, bella tagliente, sì, è una che non guarda in faccia a nessuno, mi piace, che Belva si sente, poi che da lei, che bella si sente, poi c'è questa parlata romana che io di solito odio, perché io odio sentire la cadenza dialettale, su di lei è straordinaria, dipende, vedi, anche lì, c'è chi, anche lì, nel difetto dialettale c'è chi lo sa portare o comunque ce l'ha in un certo modo e chi probabilmente lo sbraga forse troppo. E quindi no, in lei no, mi piace, la sua romanità è straordinaria, come in alcuni altri personaggi televisivi la napoletanità è straordinaria, io in altri non li sopporto, certo, perché certo, lì dipende proprio dal personaggio e dalla personalità. L'associo anche alla persona, ovvio. Sì, sì, sì. Lei tanta roba, sì. Non l'ho mai vista io lei, no. No. Neanch'io. No, col marito c'è stato uno scontro 20 anni fa. Una sola cosa non dovrebbe chiedere sulla relazione con Mentana. Non ne parla? Diventa una Belva? Sì, eh. Ah. La tiene... Beh, vabbè, ma è nota. Io, ecco, devo dire, l'ho scoperta molto tardi. Infatti, perché... Posso dire che però sono una coppia meravigliosa, cioè a livello intellettuale io li adoro. Sì, che ti... A me piace tantissimo anche Mentana, cioè... Anche se con Mentana c'è un sassolino nella scarpa di 20 anni fa, perché lui era Mediaset, c'era Matrix, aveva ancora i capelli neri. E ci fu uno scandalo, insomma, ogni tanto qualcuno deve parlare male, ma giustamente, insomma, ricordo. Ci sta del gioco del lotto, e Casalotto era nata da poco tempo, e però subito ci fu una sorta di rettifica, perché ricordo che, insomma, io sono rimasto malissimo nel vedermi in quel servizio, non abituato alla televisione, non è quello che io volevo fare, insomma, io lì abbiamo portato in TV una grande passione di ricerca, senza mai cadere nel tranello della garanzia, delle porcherie che comunque si sono viste. Forse siamo ancora qua oggi per quella che è la semplicità del nostro modo di porci. Adesso non voglio dire io e Lio siamo una cosa seria. Siamo due che fanno calcoli, che portano dei consigli, che non promettono. Insomma, la nostra storia la conoscete. E mi sono visto in mezzo ad altri personaggi di cui non avevo grande stima. Ci fu una cosa però che invece... divenne il lancio ufficiale di Casalotto, perché loro volevano sputtanare, probabilmente sì, per cui mandarono in onda quello che si sente all'interno di un portale. E venne fuori immediatamente, se non ricordo se era Lambo il terno secco a ruota al primo colpo, per cui in realtà chi non conosceva Casalotto, l'ha trovata, e quindi insomma fu l'effetto boomerang contrario, e poi non se ne parlò mai più di noi, insomma molto spesso si parla d'altri, però insomma di Lio e di Marco non... se non il giudizio personale, se un'amica a casa mi vuole dire peste e corna, che lo facesse, però insomma, per il resto, insomma,
da casa, intanto lo dico, non si, cioè, siamo super controllati, per cui su questo vuol dire che se siamo qua proprio così orrendi non, non dovremmo essere. Pensa ecco. A te. Sì, lo ricordo, io feci un attacco pazzesco ed era una forse delle prime volte che deragliavo in televisione, perché all'inizio ero molto composto, addirittura poi noi eravamo legati a un canale che era legato a Mediaset, perché è nata lì Casalotto, per cui c'era una sorta di conflitto e c'erano quelli di Mediaset che mi dicevano che devo stare in giacca e cravatta, ma mi ci vedi a me? E allora ero in giacca e cravatta, però io poi ho tirato al deraglio, ho detto senti qui, o la va o la spacca, e l'ho vinta io, quindi sono andato a vedere a me, è stato molto divertente, devo dire sì, non ho ricevuto in quell'occasione nessuna querela, altre volte sì. Prego, andiamo avanti o... Sì, andiamo avanti, lo zombie lo teniamo dopo, esatto, sì. Vai. No, adesso comunque tornando a loro due, a parte lui che non c'entrava nulla in quella roba lì, però mi piacciono proprio tanto, tutti e due, proprio tanto. Anche a me. Va bene, redazione, dai, andiamo a vedere appunto un altro consiglio. Tutto nasce semplicemente da calcoli che poi hanno a volte un nome simpatico, a volte no, serve solo ad identificare qual è una tecnica dimostrabile di calcolo. Ripercorrendo lo storico Milano-Napoli, che è saltato alla terza del mese, perché lo ricordiamo tutti come seconda, però devo anche ricordare che noi abbiamo iniziato a vederci che c'era praticamente solo l'estrazione del sabato, poi era mercoledì e sabato, e poi martedì, giovedì e sabato, e adesso martedì, giovedì, venerdì e sabato, insomma un pezzo di storia del lotto, io e Marco l'hanno attraversata con voi sempre, non c'è, a parte le vacanze estive dove le televisioni chiudono, non c'è un anno dove siamo spariti, dove sono andati, un po' di qui, un po' di là, no, c'è sempre qua, quindi una noia mortale Lio e Marco, però attenzione perché nella noia poi ci sono le dimostrazioni, il Milano-Napoli va a rappresentare un punto fermo proprio della storia che ha appunto, e lì stavo arrivando perché stavo pensando mentalmente perché sei tornato a parlare del sabato sera, perché in realtà è cambiato il flusso numerico, l'aggiunta della quarta estrazione del venerdì ha spostato alcune tecniche, comunque è lui, Milano-Napoli, ieri sera abbiamo vissuto la terza, stasera ovviamente c'è la quarta ed è doppio ambo eterno, tutto qua, redazione. Due ambi e un terno, come si stava dicendo dallo studio, legati a una vecchia tecnica che è quella del Milano-Napoli, unica possibilità. Quindi si giocano due ambi e un terno, €1, €1, €1, quella è la giocata. Quindi il rischio è quello dei €3 che servono insomma per metterla in campo e il piccolo costo del contenitore. Quindi attenti perché l'89-22-77, adesso ho fatto un tuffo nella storia e nel passato, c'era già allora, quindi insomma anche questo portale ha alle sue spalle una storia importante. Semplicemente il Milano-Napoli. Io e Lio vi aspettiamo al tasto 3. You saved my life.
poverini. Cocktail, lo poverini. Poverini. Ma poverini quei due lì, poverini. Lo zombie è un cocktail esotico. Ma come cambia argomento? A base di rum. No, perché è un cocktail pazzesco, cioè io non so chi lo beve. Sentiamo. Inventato nel 1934 da Ernest Raymond Beaumont, conosciuto come Don Beach. Nel tempo il cocktail zombie diventa talmente popolare da diventare un classico, nonostante sia una potentissima combinazione di diversi stili di rum, tra cui un rum overproof, che non so neanche cosa significhi, a 63 gradi. Lo zombie è talmente potente da creare leggende e racconti piuttosto bizzarri intorno alla sua origine. Lo stesso Don servirà alla clientela lo zombie come un riparatore dei sogni infranti e obbligherà lo staff del locale a non servire più due zombie ad una stessa persona. E forse perché ti riduce proprio lo zombie. Oggi conosciamo lo zombie a partire dalle testimonianze da alcuni dei barman filippini che dal 34 lavoravano con Don the Beachcomber. Ecco, questa combo di rum, anche io non sono un amante di... Vabbè, io super alcolici, forse il gin, però poi il rum proprio no, no. Non mi gusta, so, non no, mi gusta. Più vini, invece birre, mi atti... No, io quella roba lì no, quella roba di sciacquatura, io sono da super alcolici. E devo... No, stavo guardando, adesso arriva un'immagine con una stratificazione. Whisky che se sono... forse. Il sì, rum. Però il rum, no, ma c'è un motivo, perché presi una storta di quelle storiche, negli anni 90, per cui è una di quelle robe che poi, vabbè, mi capita, ecco, che è rum... Bravo, ci sono dei rum... un po' quel cocktail lì da perché discoteca è dolciastro. Di... No, però... Se ci penso, ecco, guarda quella roba lì, ma sono tutti gli ingredienti, ma c'è mamma da impazzire. Mia, io lo voglio assaggiare. Sì. Lo voglio assaggiare e poi sono pronto a corrompere il però, barman eh? Per avere il terzo. Ah, non il secondo. Io vorrei il terzo. Uscire con i gomiti. Eh no, già il secondo non te lo danno. Cosa c'è dentro? Cos'è? Fentanyl? Non ma, lo so che roba è. Ma no, è una bomba. No. Bicchierino di vino. Ma che bicchierino di vino? Con un panino sì. La felicità. No, tutta quella roba lì, tutta... No. Però vedi, ti aiuta nei sogni. Sì. Quindi, insomma, sai, dopo giornate pesanti. No, carino, no. Carino, non lo so. Sì, no, stavo pensando al rum, che invece, vabbè, ci sta in tanti, tante preparazioni di dolci. Però sì, quello lì è tra virgolette, un rum dozzinale. Ce ne sono alcuni particolari, insomma, ricercati, che devo dire non sono poi così sgradevoli. A me neanche nei dolci piace. Però bevuto liscio, insomma, un po'... Cos'è il babà che è pieno di rum? Sì. Non mi piace. No, neanche a me. Poi ci sono quelli che si mette su così per bagnare il pandesperma. Oh, si muovono tutti i muscoli. Devo stare attento, stai fermo. C'ho le ali per bagnare il pandesperma. Sì. L'età è un crollo. No, vabbè. Non mi piace. No, vabbè, niente, no. Bocciato. No, bocciato, io lo devo assaggiare no. Prima, per cui... Anzi, so che a breve mi è stato chiesto se... Assaggio delle cose. Sì? Davvero? Sì, sì. Quindi sarò assaggiatore ufficiale di una serie di cocktail, lo chiederò... espressamente cocktail proprio finirò ubriaco fradicio esatto perché poi assaggiare assaggio di qua assaggio di là assaggio di qua assaggio di là esatto va bene allora va andiamo bene, dai. Va bene sì il tempo qua scorre noi ci dobbiamo preparare stasera quindi okay. Davvero? Sì, e cosa c'è stasera? C'è l'estrazione. Pensa che sei qua da 3 giorni e non mi ricordo che non ci sei stata per un anno. È vero? Ma neanch'io Marco. Ma hai anche partorito in mezzo, Io no, cioè per me è tutto uguale, non è cambiato nulla. Cioè è pazzesca sta roba. Sì. Stavo pensando adesso che non ho questa... No, diversità. Non è normale, no, non è normale. In positivo o negativo? No, è positivo. Cioè, no, nel senso, un anno è lungo. Non è che sei stata in vacanza. Sì. Eppure, boh. Vabbè. Andiamo, dritti andiamo, in redazione. Andiamo. Apriamo il portale al costo di un caffè, che è sicuramente un altro elemento importante in questo sabato pomeriggio che ci aiuta, vi aiuta ad affrontare la quarta estrazione del mese in modo molto semplice. Intanto riparte. È un po' pre rispetto alla stagionalità degli ambi nel pagliaio, ma... Se c'è l'opportunità iniziamo a trattarli, perché insomma magari è un'entrée, un'anticipazione che invece inizia già a ricordare l'importanza di questa giocata che abbiamo miliardi di volte ampiamente spiegato, sempre tornando un po' con un tuffo nel passato,
Oggi anche la comunicazione mia e di Lio è abbastanza blanda e veloce, quindi è concentrata al contenuto del portale, però abbiamo passato mediamente 20 anni a parlare di tecniche, con gli spiegoni, però quelli sono diventati noiosi, insomma ovviamente anche nel mondo del gioco del lotto esiste una terminologia ad hoc che è dedicata insomma anche ai compendi numerici che hanno insomma tutte le loro squadre di divisione, per cui in modo molto semplice oggi invece ne parliamo, poi magari arriverà il giorno che faremo una trasmissione un po' più tecnica che ritorna un po' al passato. Ora, sul lambo nel pagliaio, messa lì, uno dice, vabbè, che nome simpatico, che nome antipatico, ma sta ad indicare la precisione, proprio veramente chirurgica, della scelta di un unico ambo su una sola ruota. Ricordiamo che ci sono 4.005 ambi, vuol dire buttarne via 4.004, tenerne uno, e quante volte lo si è vinto? È ovvio che non tutti gli ambi nel pagliaio, tutte le volte, sono stati ambo secco a ruota al primo colpo, ci mancherebbe. Tanti non li abbiamo vinti, ma sono davvero talmente tanti quelli che invece hanno dimostrato essere funzionante la tecnica, che tutte le volte lo vogliamo giocare. Redazione. ...89-22-88, portare al costo di un caffè, tasto 3, rete fissa, cellulari, attenzione al micro contenuto. Una ruota, un ambo e inizia così la storia degli ambi nel pagliaio. È il primo per questa serata. Vi aspetto con Lio al tasto 3. My communication is bound to fall. I got no direction when I'm
Eccoci, parliamo del rosmarino che si infila in tutte le belle ricettine. Abbiamo parlato nella carne lo scardi, però nel riso freddo ce lo piazzi, anche bello abbondante. Aspetta che mi pulisco la bocca. Però posso dirti, un conto nell'arrosto dà anche un po' fastidio il ramettino, il, come si dice, il cosino. Il tronco. Esatto, un rame, conto sì. Sai, tutto tritatino, messo dentro da un aroma. Scusate, ma sto mangiando. Ecco, te sei bravissima, non si è vede. È vero? No, io devo sempre... Grazie Mauri ho che ci salva. Un secondo prima di la te. La merenda pomeridiana. Maurizio è veramente sì, di una buono. Gentilezza. Mi devo asciugare, scusate, perché la focaccina bella un taccino. Grazie, buonissimo. Ah, finita la dieta, ecco, un anno di morto di fame. No, pezzettinino, ecco. Stavi buono, dicendo, buono. Te parlavi di rosmarino. Esatto, il rosmarino che è ricco di sostanze anche benefiche, vero, ricordiamoci. Vero. A partire dal calcio, che favorisce la salute di denti e ossa, contiene anche una rilevante quantità di potassio che aiuta a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna. Nel rosmarino sono presenti la vitamina C, che è anche molto antiossidante, aiuta a rafforzare il sistema immunitario. E poi la pianta è ricca di fibre che agevolano il funzionamento dell'intestino, contrastano la stitichezza, favoriscono il regolare assorbimento di colesterolo, zuccheri e combattono anche l'ipercolesterolemia e anche l'ipoglicemia. Il rosmarino possiede anche grandi dosi di magnesio. In sintesi, migliora il controllo della glicemia e della pressione sanguigna. Eh sì, come tante piante, come tante piante, certo. Sì, tante come si chiama in cucina, spezie. Sì. Fanno molto bene. Beh, però è davvero una pianta medicamentale, sì. Perché sono non solo in omeopatia, però insomma devo dire che ha origini nei vari infusi, nei vari trattamenti. Sì. Tra i più efficaci, perché poi devo dire che anche nel mondo omeopatico ce ne sono alcune che sono un po' blandine, dovresti avere, insomma, questo me lo insegnava un grande medico di omeopatia, una vita sana. Io non ho una vita sana, per cui l'approccio all'omeopatia, che può apparentemente sembrare interessante, su di me non può funzionare. Alcune devi... cose magari, no? No, mi ha sempre spiegato il grande Marcello che... devi avere proprio uno stile di vita sano perché tu ti possa curare in modo omeopatico, okay. Quindi l'ha sempre fatto senza interesse. Io essendo fumatore, insomma, una vita sregolata, per cui su di me è veramente acqua. Cioè, se ho male, morfina, ecco, devo dire che si va. Se assolutamente, non ci sono alternative. No, stavo pensando al rosmarino invece nella versione alimentare, che è... buono, perché in realtà poi è davvero l'elemento che dà un tocco preciso ad alcuni piatti. Lo senti quando c'è, senza senza di lui dici questa roba non è venuta bene. Vero. E lo amo tantissimo come pianta. Sì. E poi è bella forte. No, mi piace tanto anche l'odore che emana. Il profumo, sì, è vero. Sì, sì, è davvero una bella pianta il rosmarino. Molto bene. Allora, torniamo un attimo a noi, ritorniamo a 90, riapriamo le news statistiche di Casalotto, dove appunto il 90 per questa sera viene contemplato da me e da Lio nella coppia d'ambi e l'unico terno. I due ambi sono l'incontro del 90 con due numeretti, mentre il terno si viene a creare con un ambo radicale, come sempre. Con semplicità, cioè con poco, ci proviamo, andiamo. E qua sarò un fulmine, siatelo anche voi perché siamo ormai agli sgoccioli dell'appuntamento del sabato pomeriggio, si avvicina l'estrazione ed è l'895095 il vero contenitore legato al 90. Due ambi e sono solo due i numeretti che lo incontrano e un bellissimo ambo radicale per creare il terno. Tutto qua, io e Lio vi aspettiamo al tasto 3. Shining so bright, just like me and just like you. Here comes a new view, little wonder woman in blue. Round and round goes around singing this song. Pain is almost gone and we can carry on. Round and round we go around singing this song. Pain is almost gone and we can carry on. Seems
Shake it, baby. Shake it out, baby. I shake it.
middle of the jungle, there's a big orangutan. His eyes are dripping red blood, the furry zombies are abroad. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Crunchy, crunchy, my bones. Blade, my laser crease is the definitive mortal kiss. But I'm gonna cut off his head, then I'll finally go to sleep in bed. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie. Sometimes so lazy, my orangutan seems so crazy. So I'm gonna break up his neck, then run away and never come back. Crunchy, crunchy, my bones. Zombie, zombie, go home. Crunchy, eccoci, siamo arrivati alla fine di questo sabato pomeriggio. Allora, sapete che tra poche ore noi torniamo, torneremo ancora con la diretta estrazionale, come sempre un grande in bocca al lupo e vi aspettiamo, e tanto grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio, grazie, grazie Arianna, un buon proseguimento di giornata, ma mi raccomando, ore 20 puntuali con i vari cedolini, dei consigli di Lio e Marco o anche altri, ci mancherebbe, e ci godiamo la quarta estrazione. In bocca al lupo e a dopo. Ciao! Ciao! Oh.